C'è l'altro fatto che mancano politiche proprio per le famiglie e per i giovani, mancano delle politiche che troviamo molto di più ad esempio nei paesi del nord, ma da quello dei nidi gratuiti a quella ad esempio del lavoro da casa. Il lavoro da casa per le donne magari anche nei primi anni per crescere un bambino qua viene fatto pochissimo. Il pubblico lo fa ma è difficilissimo accedere e il privato non lo fa quasi per niente, per cui dobbiamo mettere queste cose per me in campo, prima o poi di sentire dire le natalità scendono, dobbiamo importare tutte le persone da tutto il mondo qua perché non abbiamo gente che lavora, in realtà non permettiamo ai giovani di costruirsi, come abbiamo visto lì, anche una famiglia, soprattutto magari i giovani che hanno studiato di più e magari seguono le loro passioni e sono magari più difficile quella scalata anche economica per guadagnare, perché uno che fa un ricercatore sappiamo tutti che viene pagato veramente poco, o prima una restauratrice di libri, lavori fantastici, okay, che dovrebbero essere premiati e portati avanti in un paese come il nostro.